Una partita difficile perché il Pisa era ben organizzato, ben messo in campo, quindi ci ha messo molto in difficoltà. Noi comunque dalla parte nostra siamo stati bravi a recuperare il risultato perché eravamo sotto di 2 reti, fino a poi a portarci in vantaggio e al risultato finale di 5-3. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché comunque a tratti hanno giocato veramente molto bene, facendo veramente delle bellissime giocate. E complimenti al Pisa perché Maidomo ha sempre provato a fare la partita, a recuperare quando era in svantaggio.